E Tony è stato prezioso, secondo me, proprio nell'elaborazione e nella modernizzazione del siciliano. Addirittura Tony ha coniato anche dei termini comici e non, che poi sono entrati nell'uso comune della lingua siciliana. E credo che questo è un onore che tocchi veramente soltanto i grandi. Ha portato la parte più bella della Sicilia, della sicilianità in tutto il mondo. Sì. E questo è... Quando magari la televisione, il cinema, anche il teatro parla spesso di mafia, parla spesso delle brutture della Sicilia. Invece Tony ha parlato sempre delle cose belle. Prima cosa i femmini, le bellissime donne siciliane. E poi a seguire tutto ciò che di bello ha la nostra terra, no? Questo paradiso abitato dai siciliani. Vedi, Tony resta sicuramente un ricordo straordinario. Un erede di Brigantoni, si parlava dei brigantini, poco fa ci siamo incontrati e ci disse: mi raccomando, solo voi potete portare avanti il nome di Brigantoni, mi pare giusto e doveroso.